www.rai.it. Adesso però da Carlo e Camilla ci spostiamo perché andiamo a conoscere qualcuno che di questa italianità ha fatto un po' un mestiere. Allora saluto Luca Vullo. Ciao Luca. Buongiorno. Ben arrivato. Perché tu come mestiere insegni agli stranieri la gestualità italiana. Guardo io già solo mentre parlo, esatto. Mentre quando io poi gesticolo tantissimo, chiedo scusa, cerco di tenere le mani ferme, ma hanno una vita propria e quindi... Che mestiere è? Cioè, è davvero un mestiere? Che materia è? Gestualità italiana? Come si può comprendere il nostro paese se non si conosce la gestualità italiana? Siamo uno dei popoli più straordinari al mondo a utilizzare la comunicazione non verbale, quindi se vuoi conoscerci non puoi prescindere dallo scoprire questo meraviglioso mondo della gestualità. E allora io vorrei far vedere subito delle immagini che tu ci hai portato. Allora, questo sei tu che insegni, eccoti qua, delle foto per cercare di insegnare agli stranieri che cosa vuol dire il nostro, la nostra comunicazione non verbale, no? La famosa body language, sì. Il linguaggio del corpo. Certo, noi andiamo un po' oltre il corpo, facce, pollici, dita, esatto. Cioè di tutto usiamo. Sì, esatto. Tutta la comunicazione un po' non verbale comprende sia la faccia che le mani, che la postura, che anche il tatto. Noi siamo molto tattili. Tocchiamo, abbiamo noi. Bisogno del contatto fisico. Poi chi più e chi meno, Vero, però, verissimo. Ci però sono è verissimo. Senti, ma e quindi è così speciale, così particolare il nostro modo italiano di comunicare con i gesti? Mi permetto di dire che credo che sia il più straordinario, uno dei più straordinari al mondo, proprio per la ricchezza del codice linguistico. Allora, vediamo come alcuni stranieri hanno interpretato alcuni dei nostri gesti. Leggete bene le loro risposte, le abbiamo scritte in sovraimpressione traducendole, perché sono veramente molto divertenti. Vediamo. I think it means like stop, no? Yeah, like enough. Yeah. Basta! Let's stop the conversation, something like this. I'm gonna cut your neck, or like, I don't know, like, I'm gonna kill you. You know, like, we do like this. Ah, we do like this too in Russia, yeah? I don't know, I'm gonna cut you. Yeah, crossing the line maybe, like, no, this is not acceptable. No, io non riesco a smettere di ridere sul io sto per pugnalarti, ma perché? Ma poi come se qualcuno te lo dicesse. Cioè, e questa è la cosa straordinaria, fantasia. Che l'interpretazione è veramente straordinaria e invece questo qui per noi è un classico gesto per dire vai via o andiamo o sto via. Andando via. O sto andando via, esatto. Però va come bene, vedi... Senti, vediamo allora la reazione di questi stessi stranieri quando hanno scoperto il vero significato. Ah, go away. Why go away? Why is like this? Allora, vediamo un altro gesto, perché anche qua mi sono fatta delle risate quando ho guardato questo film questo filmato in redazione. Vediamo. Aha. More or less. Unsure. Yeah. Maybe. So actually. So. So so, yeah. So so. Beginning of. I need my house opened. Something in between, so I don't know. Why like this? I don't know. Because you're mental. Okay. But he makes like this. I mean. Right. Maybe you have a sick stomach. Ma perché? Perché questo vorrebbe dire mi fa male lo stomaco? E questo è interessante perché ognuno tira fuori delle conseguenze a seconda del codice linguistico del suo paese. Quindi magari si avvicina a un gesto che in quel paese può significare mal di stomaco. Allora, devo dire che quello che per noi questa domenica pomeriggio 12 di marzo è davvero un grande divertimento, in realtà per Luca è stato un oggetto della sua docufiction, sì. Che si chiama La voce del corpo e noi ne vediamo un estratto. E poi ne parliamo. Due siciliani hanno la capacità spesso di dialogare in assoluto silenzio, solo gesticolando. Aspetta, ci vediamo dopo, però se io non arrivo, tu... Come facevano i fenici a parlare con gli arabi siciliani di allora?
parlavo con il gesto. Ah, che non torni subito a casa t'ammazzo, c'è questo gesto. Molto molto interessante. Luca, come è nato questo lavoro? È partito proprio da questo documentario, dalla voce del corpo, dall'analisi della gestualità italiana e dalla collaborazione con il National Theatre di Londra, insegnando i gesti siciliani allo spettacolo Lio La di Pirandello. Senti, ma noi siamo veramente allora il popolo che gesticola di più al mondo? Secondo me ha una gestualità più ricca, non è che siamo i più gesticolanti, ma abbiamo la gestualità più ricca perché abbiamo avuto tante dominazioni e tante influenze. Quindi quelli che gesticolano di meno? Nord Europa, sicuramente, Oriente. Avrei detto Giappone. Eh sì, Oriente, infatti, Giappone, avrei Cina. Avrei detto Giappone, sono... li vedi che se anche quando sono arrabbiati o quando stanno facendo una dichiarazione d'amore, se tu non capisci il giapponese, non è che proprio cambia tantissimo la loro gestualità. Vero. Ecco, ma immagina verbale. Un saluto norvegese, il saluto ciao norvegese è questo. Un movimento impercettibile della testa. Rifammelo, scusa Andrea. E già questo è eccessivo. Ecco, Dorigo, che la ecco, così è un saluto questo norvegese. Questo è il ciao norvegese, ok? Allora, senti, invece, un saluto universale, cioè un gesto, non un saluto, un gesto non verbale universale, quale può essere? Sicuramente questo è riconosciuto un po' da tutti, o anche allora, un'espressione del... Allora, sì, quindi, sì. O anche tardi, per dire tardi. È tardi, sì. Sì. Oppure un'espressione del viso come... Una cosa che non piace, sì. È universale. Sì. E invece un gesto che magari in un paese vuol dire una cosa e in un altro viene interpretato in una maniera non uguale, quindi creando anche degli imbarazzi? Ecco, tornerei alla Norvegia perché mi è capitato di vedere questo gesto. Cosa ti hanno fatto i norvegesi? No, mi piace molto. Ah, ok, giusto per capire se era una cosa È molto diversa e c'è questo gesto, per loro significa vai adesso, sbrigati adesso, ed è esattamente il contrario in italiano, per cui dire per noi è per dopo. Per noi è dopo. Ci vediamo dopo e per loro è adesso. Tu pensa ai misunderstanding, già succedono quando ci si parla. Esatto. Figurati nella gestualità, tutto quello che può succedere. Grazie a Luca Vullo per Grazie essere a venuto a raccontarci tutto questo e quello che si nasconde dietro alla comunicazione non verbale. E adesso